Benvenuti a tutti a questo secondo appuntamento dell'edizione 2022 degli Spazi Rari, il programma di webinar mensili organizzati da Mitocon per tutte le persone affette da una malattia mitocondriale, per le famiglie e per i caregiver, per incontrarsi e confrontarsi con esperti e avere informazioni utili per affrontare il difficile percorso con la malattia. Oggi parleremo di strabismo e di ptosi palpebrale. Lo faremo insieme al professor Gustavo Savino, oftalmologo presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Buonasera, professore, e benvenuto. E Buonasera a voi. Savino, buonasera. Illustrerà le principali modalità di inquadramento clinico strumentale e gli approcci terapeutici attuali per la ptosi palpebrale e lo strabismo nei pazienti affetti da malattia mitocondriale. Il webinar sarà introdotto dal dottor Guido Primiano, neurologo presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma. Al termine delle presentazioni dedicheremo come sempre uno spazio alle domande. Vi ricordo di tenere i microfoni spenti e che è vietato registrare e diffondere i contenuti di questo webinar. Noi registreremo solo gli interventi dei relatori per renderli successivamente disponibili sul canale YouTube di Mitocon e sul sito per chi non potesse essere presente questa sera e per chi volesse rivedere il webinar. Non voglio rubare altro tempo ai relatori, passo subito la parola al dottor Primiano. Buonasera a tutti. Innanzitutto voglio dire che sono molto felice di introdurre l'intervento del professor Savino, perché quello dell'argomento trattato, cioè la ptosi palpebrale, lo strabismo, è un argomento molto caro ai clinici che si occupano di patologie neuromuscolari e ancora di più ai clinici che si occupano di miopatie mitocondriali. Vi condivido una breve presentazione. Come tutti sappiamo, ormai diciamo così, avete assistito a numerosi seminari e seguite i convegni, quindi di sicuro non vi dico nulla di nuovo, ma che le malattie mitocondriali, che sono un'espressione del difetto della fosforilazione ossidativa, presentino come caratteristica distintiva un coinvolgimento multisistemico è ormai noto. E questa complessità clinica, che anche possiamo definire la caratteristica distintiva delle malattie mitocondriali, è associata anche alla complessa relazione esistente tra il DNA nucleare e mitocondriale. Anche se spesso quindi vi è un coinvolgimento multisistemico, soprattutto degli organi con una maggiore richiesta energetica, sicuramente il distretto oculare rappresenta tra le manifestazioni cliniche principali presenti nei pazienti affetti da tali patologie neurogenetiche. Anche se la disfunzione mitocondriale è stata associata ad una patologia umana soltanto nel 1959, che con un caso riportato da Luft, che è un endocrinologo, che come si dice ha fatto per scuole, ha dato vita a quella che è la medicina mitocondriale, in realtà già dalla metà del secolo precedente un oftalmologo tedesco individuava una sindrome che poi sarà associata ad una disfunzione mitocondriale, in particolar modo la oftalmoplegia esterna progressiva cronica. Ulteriori casi furono descritti in una casistica inglese, ma soltanto dopo circa un secolo, quindi alla metà degli anni 50 del Novecento, si definì la natura muscolare di tali patologie, di tali sindromi, tali appunto da introdurre il termine di miopatia oculare. Sarà poi nel 1958 che verrà riportata le caratteristiche principali della sindrome che poi prenderà il nome dei due autori dello studio, che sono due colleghi americani, Kerens e Sai, i quali appunto riportarono quella che poi alcuni colleghi della Columbia associarono ai loro nomi come sindrome. E tappa ancora importante sicuramente è quella della fine degli anni Ottanta, in cui il gruppo di Anita Harding di Londra, UCL, identificava la causa molecolare di un gruppo con una prevalente espressione oculare di miopatia mitocondriale con una delezione singola. E quindi veniva introdotto il termine di miopatia mitocondriale.
Quindi possiamo dire che esistono tra i fenotipi canonici delle malattie mitocondriali quelli a maggiore, a prevalente espressione del distretto, quindi manifestazione clinica nel distretto polare. La prima è appunto la sindrome di Kearnside, la quale appunto riportati i primi due casi nel 58, dopodiché alcuni colleghi della Columbia definirono quella che oggi viene definita i criteri diagnostici, che sono appunto l'esordio sotto i 20 anni di età, la presenza di una retinite pigmentosa e la presenza di oftalmoplegia esterna progressiva. Possono essere inoltre quindi presenti difetti della conduzione cardiaca, aumento delle proteine lipolari ed atassia cerebellare. Un altro fenotipo che possiamo appunto sempre definire canonico tra le malattie mitocondriali è appunto quella dell'oftalmoplegia esterna progressiva. Mentre quella precedente aveva in realtà sporadica legata a una delezione del DNA mitocondriale, questo fenotipo, invece questa sindrome, può essere a trasmissione sia dominante, recessiva, associata a mutazioni del DNA mitocondriale, oppure anche in questo caso associata a delezione singola. La caratteristica principale, quindi, è la presenza di ptosi palpebrale, come possiamo vedere in questo bel quadro riportato su Neurology, in cui un paziente con una mutazione del DNA nucleare a trasmissione autosomico dominante riportava un proprio antenato con un quadro in cui già erano presenti i sintomi di ptosi palpebrale. Spesso in questi pazienti si presentano però anche manifestazioni extraoculari, sappiamo bene appunto la presenza di fatica e di debolezza muscolare, ed inoltre anche un potenziale coinvolgimento multisistemico. Infatti ricordiamo che i pazienti con PEO rientrano in quelli che oggi vengono definiti primary mitochondrial myopathy, cioè malattie mitocondriali a prevalente espressione del muscolo scheletrico. E questo è quello che riportiamo nella casistica italiana, in cui vengono studiati circa 700 pazienti con malattia mitocondriale associata a manifestazioni oculari, sono stati esclusi ovviamente quelli con affetti da atrofia ottica di Leber, e di questi circa la metà presentava una miopatia oculare. Una miopatia oculare che poteva essere isolata nel 67,2% dei casi, cioè senza manifestazioni del sistema nervoso centrale, la restante parte invece presentava anche manifestazioni relative a questo distretto, quindi poteva avere atassia, epilessia, episodi stroke-like e così via. Infatti, anche se in realtà la ptosi palpebrale o comunque l'oftalmoplegia può essere presente oltre che nella PEO, anche in altri fenotipi classici, come ad esempio nella MEF, ma anche nella MELAS. E questo, ad esempio, sono due studi della casistica italiana ed inglese che riportano come la mutazione più frequente, la 3243, solitamente associata, conosciuta per essere associata alle forme con stroke-like, in realtà in una certa percentuale di casi presentano appunto manifestazioni muscolari a carico del distretto oculare, con ptosi palpebrale e oftalmoplegia esterna. Per quanto riguarda lo strabismo, in realtà devo dire che è un argomento molto meno studiato, probabilmente perché i neurologi se ne occupano probabilmente di meno e più ha un maggiore interesse probabilmente in campo oculistico. Infatti sono molti pochi e spesso datati gli studi. Qui ve ne riporto due, in cui si nota però subito una differenza. In realtà lo strabismo, seppure presente nelle forme adulte, spesso è poco riportato, mentre nelle forme, diciamo così, infantili, come ad esempio nella sindrome di Leber, presenta percentuali molto alte. Ad esempio, in questo studio del 2015 sulla sinistra ritroviamo una percentuale intorno al 40%. Se invece già ci spostiamo verso coorti di giovani o comunque adulti, comunque di giovane età, in realtà lo strabismo è presente in una percentuale molto limitata di casi. Quindi il concetto è che sicuramente lo strabismo è presente, lo vediamo anche noi spesso in ambulatorio, viene poco studiato e riportato negli studi, comunque è sicuramente una caratteristica molto più frequente delle popolazioni pediatriche. E per ricollegarmi a quello che sarà poi l'intervento del professor Savino, naturalmente la ptosi palpebrale spesso è il motivo, soprattutto per le forme adulte, il primo motivo per cui i pazienti si dirigono da un medico, che può essere appunto l'oculista oppure il neurologo.
E l'importanza di una corretta diagnosi è sicuramente fondamentale perché in base a quello il collega poi oculista deciderà qual è l'iter da percorrere. Qui ho messo un diagramma che può essere un pochino complesso, ma soltanto per dire che non sempre è così semplice definire correttamente una diagnosi, che come abbiamo visto avrebbe un risvolto molto importante. Anche oggi con tecniche di Next Generation Sequencing, infatti, non sempre si riesce a ottenere una diagnosi corretta e spesso si deve ricorrere a metodiche più tradizionali di studio come quella appunto della biopsia muscolare, come vediamo appunto sulla destra. E questo ancora di più per le malattie mitocondriali che possono, il cui iter diagnostico può quasi assomigliare, come aveva definito Salvatore Di Mauro, una specie di labirinto in cui è difficile orientarsi. E qui riporto infatti tre pazienti con differenti patologie neuromuscolari, tutti con ptosi palpebrale, però due delle quali, in particolar modo quella che vediamo al centro e quella sulla destra, non è presente una malattia mitocondriale, come invece è presente nella MERF, ma sono due patologie differenti, sempre a carattere neuromuscolare, la distrofia miotonica di tipo 1 e la distrofia oculare, la distrofia muscolare oculofaringea. In questo caso, però, gli accertamenti neurofisiologici come un'elettromiografia oppure la biopsia muscolare possono orientare ed indirizzarsi verso una diagnosi corretta. Questo è ancora più interessante perché nella distrofia miotonica di tipo 1, come anche nella distrofia oculofaringea, sono esami genetici che spesso non sono coperti da quelli che è difficile diagnosticare con le tecniche di Next Generation Sequencing, essendo un particolare tipo di mutazione che spesso queste tecnologie non riescono ad individuare. E naturalmente la miastenia gravis. Anche in questo caso, naturalmente, la neurofisiologia, come gli indagini anticorpalici, vengono in aiuto per una corretta diagnosi. Io vi ringrazio e passo la parola al professor Savino. Buonasera a tutti, un attimo che condivido lo schermo, grazie per il graditissimo invito. Si vede? Sì, continuiamo questa chiacchierata iniziata con il dottor Primiano. Molte cose probabilmente voi le sapete meglio di me, molte cose sono state già dette dal dottor Primiano. Abbiamo visto una malattia multisistemica, colpisce in maniera particolare il sistema oculomotore e l'occhio in generale. Sapete meglio di me qual è il motivo alla base, motivo patogenetico di questa malattia localizzata a livello mitocondriale, c'è un problema grosso a livello di produzione di energia a livello cellulare e l'occhio soffre in maniera particolare di questo deficit energetico, molto più di altri distretti del corpo, dell'organismo. Abbiamo anche visto che c'è alla base di questa malattia, almeno in alcune forme, un problema di trasmissione genetica che non è solo del DNA nucleare, ma in questa malattia è anche del DNA mitocondriale. Questo comporta una certa differenza poi nella trasmissione genetica di alcune forme. L'occhio ne soffre in maniera particolare e può essere un sintomo di esordio in alcune forme, come può essere un sintomo che si manifesta successivamente. Può interessare, e immagino che voi avete fatto già altri incontri su questo, può interessare alcune parti dell'occhio, per esempio la cornea, il cristallino, la retina e il nervo ottico in alcune forme. Oggi parliamo in particolare dell'interessamento invece muscolare, cioè dei muscoli extraoculari e delle palpebre. Questa è una diapositiva, una sezione della palpebra superiore per dirvi che da un punto di vista anatomico, anche a livello palpebrale, noi abbiamo una certa complessità di struttura, non solo anatomica, ma anche di innervazione, perché
In realtà all'interno della palpebra sono tutti distretti che possono essere coinvolti nelle miopatie mitocondriali. Noi abbiamo una parte muscolare più esterna, che è il muscolo orbicolare, che ha un'innervazione sua perché è innervato dal settimo nervo cranico. Poi abbiamo questo muscolo qui che vedete in sezione, che è l'elevatore palpebrale, che è innervato dal terzo nervo cranico e che è il muscolo principale che interviene nella dinamica palpebrale, non solo nell'elevazione ma anche, diciamo, insieme all'orbicolare nell'abbassamento. E poi abbiamo un muscolo accessorio che invece è meno importante, che sta sotto l'elevatore, che è il muscolo di Müller, che è addirittura un muscolo che invece ha un'innervazione completamente diversa perché è simpatica. Quindi abbiamo tre diversi muscoli che intervengono nella dinamica palpebrale con tre innervazioni diverse. E questa invece è una visione frontale dei muscoli oculari che ci interessano, perché poi la loro funzione viene alterata nelle miopatie mitocondriali. E qui vedete il retto superiore, il retto mediale, il retto laterale, il retto inferiore, e poi ci sono due muscoli obliqui che intervengono invece nella torsione dell'occhio, che sono l'obliquo superiore e l'obliquo inferiore o piccolo obliquo. E questi sono gli stessi muscoli visti dall'alto. Vedete, questo è il retto superiore e questo, che ha questo decorso arcuato e passa attraverso questa puleggia ossea, invece è l'obliquo superiore. Perché i muscoli dell'occhio sono così colpiti nelle malattie mitocondriali? Perché sono ad alta richiesta energetica. Sono un po' diversi dagli altri muscoli scheletrici, hanno una perfusione maggiore, hanno un minor numero di fibre muscolari inclusi in ogni unità motoria, e quindi sono in grado di un controllo motorio estremamente rapido e raffinato. E questo è importante perché il movimento dei due occhi deve essere rapido, ma deve essere coordinato, perché se non è coordinato, chiaramente la messa a fuoco di un occhio è diversa dalla messa a fuoco dell'altro e intervengono dei problemi poi di confusione o di diplopia. E l'innervazione ci interessa di meno nelle miopatie mitocondriali, però è chiaro che, diciamo, i nervi cranici che vengono a interessare la muscolatura extraoculare, oculare e anche la palpebra sono il terzo nervo cranico soprattutto, il quarto nervo cranico che interviene nell'innervazione dell'obliquo superiore e il sesto, l'abducente, che interviene nell'innervazione del retto laterale. È importante conoscere anche questo, almeno per quello che riguarda noi oftalmologi, proprio perché a volte si viene chiamati in causa per la diagnosi differenziale. Abbiamo già ascoltato il dottor Primiano come in alcune forme può essere non facile fare una diagnosi differenziale subito, e bisogna escludere delle forme che possono avere una patogenesi di tipo diverso. Dicevamo, il coordinamento tra i due occhi è importante, e gli occhi possono eseguire, proprio attraverso la muscolatura extraoculare, vari tipi di movimenti, che sono dei movimenti di lateralità e che devono essere coniugati, quindi lateralità orizzontale, dei movimenti verticali, ma anche delle rotazioni. Gli occhi possono eseguire delle incicloduzioni, quindi delle rotazioni verso il naso, e delle exicloduzioni, cioè delle torsioni o rotazioni verso l'esterno. E in tutti questi movimenti intervengono in maniera coordinata i muscoli extraoculari che abbiamo visto in precedenza. E noi possiamo, proprio osservando il movimento coniugato degli occhi, dire se c'è un deficit muscolare di un tipo particolare di muscolo extraoculare, e se c'è un disallineamento che non è solo in posizione primaria, ma può essere anche nelle lateroversioni o nelle sopraduzioni dei muscoli extraoculari. Ci sono quelle che noi chiamiamo posizioni diagnostiche, per esempio nasale in alto, che è una posizione diagnostica tipica per valutare per esempio un deficit dell'obliquo inferiore, oppure nasale in basso, che è una posizione diagnostica tipica per valutare il deficit per esempio dell'obliquo superiore, oppure una posizione più semplice come può essere l'estrema lateroversione destra, che ci serve per valutare un deficit invece dell'abduzione e quindi del retto laterale.
Quindi i nervi che innervano la muscolatura che ci interessano sono essenzialmente questi che vedete racchiusi, che sono l'oculo motore, il trocleare e l'abducente. Il nervo ottico chiaramente è il secondo nervo cranico e interviene direttamente nella visione. Le forme miogeniche e quindi le miopatie mitocondriali rientrano nelle forme miogeniche restrittive. La patogenesi, abbiamo detto, la conosciamo bene, però come conseguenza di questo si ha un tipo di strabismo abbastanza particolare, che è uno strabismo di tipo restrittivo e si differenzia abbastanza nettamente dalle forme invece paralitiche o neurogeniche. Vedete che ci sono altre forme di strabismi restrittivi, sono questi con l'asterisco, che a volte sono infiammatori, a volte sono infiltrativi, a volte sono traumatici, però diciamo sono tutte forme che si caratterizzano per un'alterazione dell'anatomia dei muscoli extraoculari. Che si intende per strabismo restrittivo? Si intende uno strabismo legato proprio a un'alterazione dell'anatomia del muscolo. E ci sono vari tipi di restrizione che comportano chiaramente vari tipi di strabismi. Uno caratteristico, molto evidente, vedete qui ci sono dei muscoli molto grossi, è una miopatia legata alla tiroide, come questa per esempio, che però determina un tipo di strabismo restrittivo che da un punto di vista clinico potrebbe anche essere simile ad altri strabismi restrittivi come quelli della miopatia mitocondriale, anche se poi ci sono degli altri segni clinici che sono completamente diversi, come per esempio la retrazione palpebrale, mentre invece nelle miopatie noi abbiamo l'abbassamento palpebrale. E questa è un'altra alterazione che invece è su base neurogena, anche questa si manifesta con una sintomatologia clinica molto simile alla miopatia mitocondriale, ma insorge molto prima, è congenita in genere su base disinnervazionale, quindi una patogenesi completamente diversa, un'età di insorgenza completamente diversa, però anche questi pazienti presentano in genere una ptosi importante che può essere grave e una posizione anatomica degli occhi in lieve divergenza che è molto simile alle miopatie mitocondriali. E poi abbiamo ascoltato il dottor Primiano, chiaramente la diagnosi differenziale spesso si pone con le miastenie oculari. Abbiamo visto prima l'estrema diffusione di queste alterazioni dei muscoli extraoculari e della motilità palpebrale nelle forme sindromiche dovute ad alterazioni mitocondriali. Vedete com'è diffusa l'alterazione dei movimenti oculari e dell'alterazione palpebrale nelle varie forme di miopatia mitocondriale. È estremamente diffusa, proprio dicevamo perché c'è questa elevata richiesta di energia da parte della muscolatura oculare estrinseca e della muscolatura palpebrale. Per quello che riguarda la genetica non entro chiaramente su questo, alcune forme sono sporadiche, altre familiari, però quello che è importante è che c'è un'estrema eterogeneicità della manifestazione clinica anche all'interno delle stesse famiglie, nelle forme familiari, e quindi si può manifestare in maniera diversa poi la sintomatologia clinica dei vari pazienti. Giustamente diceva prima Guido, non ci sono tantissimi studi su quello che riguarda la patologia muscolare, e questo è vero. Per esempio ho trovato questo studio per quello che riguarda l'alterazione anatomica dei muscoli extraoculari, e qui si dimostra con la risonanza magnetica come i pazienti affetti da miopatie mitocondriali hanno una muscolatura estremamente più sottile di un paziente normale e con una grossa trasformazione della muscolatura che diventa non solo atrofica ma presenta una trasformazione adiposa. L'aptosi è uno dei sintomi più invalidanti ed è dovuto essenzialmente a un deficit di forza dell'elevatore palpebrale. È importante quello che vi dicevo all'inizio, non è solo un problema di elevatore palpebrale, c'è un grosso problema anche della muscolatura esterna, quella che ricopre l'elevatore palpebrale, che è l'orbicolare. E l'orbicolare è
un muscolo che interviene in maniera particolare nella chiusura dell'occhio. Quindi noi dobbiamo tenere presente che c'è un deficit di elevazione, ma c'è anche un deficit di chiusura. E questo poi vediamo è importante per quello che riguarda la scelta terapeutica. Come valutiamo l'aptosi? Diciamo che l'aptosi, la palpebra normalmente dovrebbe essere localizzata 1-2 mm, il margine palpebrale, 1-2 mm al di sotto dell'imbus. Poi, a seconda della variazione di questa misurazione, noi ci possiamo trovare di fronte a un'aptosi lieve, moderata o grave, quando l'abbassamento rispetto al millimetro, che dovrebbe essere la norma, è di 4 mm o maggiore. La valutiamo in genere con il margin reflex distance, cioè la distanza tra il forame pupillare e il margine palpebrale superiore. Questa diciamo che è la misurazione obiettiva più importante che ci dice qual è la gravità dell'aptosi e qual è la possibilità di, diciamo, di autonomia visiva del paziente. È chiaro che un margin reflex distance di zero si indica che il forame pupillare praticamente è attraversato dalla palpebra e quindi il paziente ha grossissimi problemi in posizione primaria con il capo diritto a poter vedere con chiarezza. Un'altra misurazione importantissima per noi, sempre ai fini poi terapeutici, è la funzione dell'elevatore. Che cos'è la funzione dell'elevatore? È la capacità che ha la palpebra di muoversi dal basso verso l'alto. Questa funzione dell'elevatore dovrebbe essere normalmente di 15-18 mm. Un'escursione in un paziente normale, diciamo, va dai 15 ai 20 mm, la norma è tra i 18 e i 20 mm. In un paziente con miopatia mitocondriale questa misurazione può scendere a 3-4 mm, a volte anche 0 mm, cioè la palpebra può essere completamente immobile nella escursione dal basso verso l'alto. E questo significa praticamente che la funzione del muscolo elevatore è estremamente ridotta, è un muscolo estremamente paretico. Qui vedete una misurazione dal basso verso l'alto di un paziente con miopatia mitocondriale, in basso la misurazione è a 0, in alto la misurazione è a 7-8 mm, questa è già una buona misurazione per un paziente con miopatia mitocondriale. Altra valutazione importantissima da fare è la presenza o l'assenza del fenomeno di Bell. Vedete qui il paziente con gli occhi chiusi. Normalmente quando il paziente tenta di chiudere l'occhio e quindi mette in contrazione il muscolo orbicolare, il retto superiore porta l'occhio in alto. Questo fenomeno di Bell è spessissimo, quasi sempre assente nei pazienti con miopatia mitocondriale. Ed è importante valutare questo perché l'assenza del fenomeno di Bell in caso di intervento chirurgico comporta un elevato rischio di esposizione corneale post-chirurgia. Quindi l'assenza del fenomeno di Bell è prevalentemente legata all'assenza di funzione del retto superiore, il retto superiore che porta l'occhio in alto, il retto superiore che permette, per esempio, mentre noi dormiamo, di avere l'occhio spostato in alto e quindi nel caso di un paziente operato di iptosi, che potrebbe avere magari la palpebra più aperta durante il sonno, se il fenomeno di Bell è presente, c'è la certezza che la notte l'occhio possa essere coperto e quindi il rischio di un'esposizione corneale notturna è molto ridotto. Se il fenomeno di Bell invece è assente, come spesso succede in questi pazienti, il rischio di esposizione corneale notturna è sicuramente più elevato. Ultima valutazione clinica da fare è la posizione della palpebra nello sguardo verso il basso. Vedete in questo paziente a destra, questo è un paziente operato sulla palpebra di destra con una resezione dell'elevatore, c'è un lead lag, quindi c'è un fenomeno, la palpebra magari sale di più, in posizione primaria la misurazione del margin reflex distance è migliore, però quando guarda in basso la palpebra segue di meno l'occhio verso il basso e questo è un altro rischio di esposizione corneale. Ripartiamo adesso dallo strabismo. Lo strabismo, dicevamo, può essere un sintomo di esordio nelle forme soprattutto giovanili
ed è caratteristicamente uno strabismo, nella maggior parte dei casi, divergente. Qui vedete un caso, vedete che ha una limitazione dei movimenti nelle lateroversioni, di più l'occhio di destra, che c'è un deficit in adduzione, ma anche l'occhio di sinistra ha un deficit di adduzione. In posizione primaria, invece, gli occhi sono quasi dritti o c'è una lievissima exodeviazione. Un deficit parziale di elevazione e un deficit parziale di abbassamento. È chiaro che quando gli occhi sono diritti, quindi in posizione primaria, il rischio di visione doppia è molto limitato. Nelle lateroversioni, dove noi vediamo che c'è un deficit nella adduzione sia dell'occhio di destra che dell'occhio di sinistra, il rischio di visione doppia è più elevato, decisamente più elevato. Altro paziente con ptosi palpebrale e limitazione dei movimenti nelle lateroversioni, anche qui lieve exodeviazione in posizione primaria, si vede bene a livello dei riflessi oculari, parziale deficit dei movimenti nelle lateroversioni non particolarmente accentuato e un parziale deficit anche della elevazione e dell'abbassamento. Molti pazienti con miopatia mitocondriale non lamentano diplopia. Diciamo che la diplopia, ne parlavamo qualche giorno fa anche col dottor Primiano, è un sintomo riferito dai pazienti soprattutto più giovani, meno riferito dai pazienti più grandi. Perché questo succede? Non lo sappiamo. Non lo sappiamo, in realtà non ci sono neanche articoli recenti, ma neanche meno recenti in letteratura che esaminano con attenzione questo fenomeno, che è un fenomeno molto particolare, perché noi sappiamo che solamente durante l'età plastica è possibile che un bambino riesca ad eliminare in presenza di uno strabismo la visione doppia. È praticamente impossibile, o almeno questo è quello che normalmente si sa, è praticamente impossibile che un adulto con una deviazione oculare improvvisa o possa manifestare un fenomeno di soppressione o di eliminazione della seconda immagine e quindi di eliminazione della visione doppia. Moltissimi pazienti invece con miopatia mitocondriale riescono ad eliminare la seconda immagine. Quindi questo, diciamo, sarebbe sicuramente una cosa da approfondire, qual è il motivo di questa soppressione. Probabilmente sono delle deviazioni oculari che insorgono molto lentamente, quindi il paziente ha la possibilità di mettere in atto dei meccanismi di compenso che eliminano la diplopia. È anche vero che alcuni pazienti, vedete questo per esempio, riescono ad avere un controllo parziale della deviazione. In alcuni momenti è in asse, come vedete a sinistra, in altri momenti in exodeviazione. E chiaramente questi pazienti più riescono a controllare la deviazione, più riescono a eliminare la visione doppia. Alcuni pazienti che abbiamo studiato, ripeto, soprattutto adulti, hanno una parziale soppressione della seconda immagine. Questo noi lo vediamo con un test particolare, che è il test del vetro rosso, della stecca a filtri rossi. Riescono a sopprimere la seconda immagine, non tanto, però fino a valori di filtro rosso di 4-5. Non è una soppressione profonda, come normalmente noi vediamo nei bambini che imparano a sopprimere da piccoli. È una soppressione abbastanza superficiale, ma che permette a questi pazienti di poter evitare di avere il disturbo della seconda immagine. È sicuramente una cosa che dobbiamo approfondire meglio, ma certo è che molti di questi pazienti non si lamentano della visione doppia. Altra cosa sicuramente da approfondire è l'associazione nei pazienti più grandi tra manifestazioni cliniche della miopatia mitocondriale e manifestazioni cliniche del sagging eye, che è una specie di invecchiamento delle strutture dei muscoli extraoculari e delle strutture orbitarie, che spesso noi vediamo chiaramente non in associazione alle miopatie mitocondriali, ma che possono essere un fattore di aggravamento. Vedete questo paziente che ha una miopatia mitocondriale, ma presenta anche tutte le caratteristiche cliniche del sagging eye, cioè dell'atrofia
dei tessuti orbitari che si manifesta in alcuni pazienti non necessariamente particolarmente anziani e che comporta spesso un'aptosi, un'atrofia del grasso orbitario con enoftalmo e che quindi può peggiorare la situazione della miopatia mitocondriale da una certa età in poi. Quindi anche questo è un argomento al momento ancora poco conosciuto, ma diciamo che ci può essere in alcuni pazienti un peggioramento della sintomatologia della miopatia mitocondriale, parliamo sempre di muscolatura e di palpebra, a seguito di questo fenomeno di invecchiamento che è il second eye. Delle manifestazioni associate, quindi delle PLAS syndrome, anche di questo ci ha parlato il dottor Primiano e quindi non mi soffermo su questo, esistono queste forme in cui la manifestazione associata ai muscoli extraoculari si associa per esempio alla retinopatia pigmentosa, in realtà non è proprio una retinopatia pigmentosa, è una retinopatia pigmentaria, è diversa per fortuna dalla pigmentosa perché è meno grave, non presenta a livello del fondo oculare le caratteristiche spicole ossee che sono tipiche della pigmentosa e quindi anche il deficit visivo è ben importante. E il deficit visivo che nella pigmentosa può portare a cecità è molto meno pronunciato nelle forme mitocondriali. Vedete l'immagine del fondo non è quello di una retinopatia pigmentosa ma è di una retinopatia pigmentaria, quindi c'è un accumulo di pigmento al polo posteriore molto meno grave della pigmentosa. Per quello che riguarda il trattamento, non entro su questo, chiaramente è di pertinenza dei neurologi, esistono tutta una serie di studi clinici in fase più o meno avanzata su molti di questi trattamenti che immagino voi già conoscete. Per quello che riguarda invece la diplopia, la sospensione del fumo è sicuramente di aiuto e poi vedete qui una serie di indicazioni, esercizi ottottici, occlusione e prismi, chirurgia. Chiaramente qui parliamo di pazienti sintomatici, quindi di pazienti che presentano un angolo di deviazione e che lamentano visione doppia, quindi per una parte dei pazienti di cui stiamo parlando. Trattamento della diplopia. Gli esercizi ortottici, c'è stata già una domanda su questo, hanno senso o non hanno senso? Gli esercizi ortottici sono essenzialmente gli esercizi che servono ad incrementare l'ampiezza fusiva, cioè la capacità che abbiamo tutti di fondere quando veniamo stimolati da immagini che cadono su punti retinici non corrispondenti, cioè la capacità che noi abbiamo di fondere due immagini quando invece dovremmo vederle doppie. Ed esistono tutta una serie di esercizi che mirano ad aumentare questa capacità di ampiezza fusiva, sia in convergenza che in divergenza. È chiaro che per fare questi esercizi ortottici di ampiezza fusiva bisogna avere un parziale controllo della deviazione, cioè se un paziente ha uno strabismo conclamato, che può essere, come spesso succede nelle miopatie mitocondriali divergente, è difficile riuscire a fare gli esercizi di ampiezza fusiva. Se un paziente ha invece un parziale controllo della deviazione, come abbiamo visto nelle immagini di prima, per cui in certi momenti della giornata riesce a controllare o in certe posizioni della testa riesce a controllare la deviazione, allora è possibile incrementare l'ampiezza fusiva con degli esercizi sia di ampiezza fusiva in convergenza e sia in divergenza. E qui vedete per esempio l'immagine di questi esercizi che si fanno con dei prismi in ambiente, in genere le ortottiste sono deputate a fare questi esercizi che vengono fatti con cicli di un'ora, una o due volte a settimana, e per periodi di 4 o 5 settimane e si possono poi ripetere. I prismi possono essere utilizzati, sono delle lenti particolari che servono a correggere la deviazione. Chiaramente noi possiamo utilizzare i prismi solo quando la deviazione non è eccessiva, quindi possiamo anche prescrivere dei prismi, quindi prescriverli sugli occhiali. Se la deviazione non è eccessiva, normalmente il paziente riesce a tollerare dei prismi fino a 10 dioptrie prismatiche per occhio,
E i prismi servono a fare una correzione però statica, nel senso che la correzione che noi diamo con le lenti prismatiche è una correzione che serve, che permette una fusione delle immagini in posizione primaria. È chiaro che quando poi il paziente guarda di lato o in alto o in basso potrebbe non fondere le immagini, quindi diciamo che per fondere l'immagine è costretto a muovere il capo, perché deve sempre considerare la correzione prismatica come una correzione che funziona nello sguardo dritto davanti. Trattamento chirurgico. Non si arriva spesso al trattamento chirurgico in questi pazienti, sia perché, dicevamo, la diplopia non sempre è riferita, sia perché purtroppo diciamo che questi trattamenti chirurgici hanno spesso un effetto incompleto ed anche a volte temporaneo, proprio perché questi muscoli sono particolarmente alterati dalla miopatia mitocondriale, sono dei muscoli molto sottili e con trasformazione fibrosa. Che cosa facciamo normalmente? Quello che facciamo è un indebolimento del muscolo fibrotico. E per valutare qual è il muscolo fibrotico, il test che normalmente facciamo, ma chiaramente si fa, ve lo faccio vedere durante l'anestesia generale, è lo spostamento del bulbo sul letto operatorio. Quindi si vede dove il bulbo è bloccato e si fa un indebolimento del muscolo che blocca il bulbo. Questo è un ragionamento che vale per tutti gli strabismi di tipo restrittivo, anche per la miopatia mitocondriale. E qui vi faccio vedere invece un indebolimento di un muscolo. Vedete, questo per esempio è un intervento di recessione muscolare, questo è il muscolo all'inserzione che viene uncinato e si valuta di quanto bisogna indebolirlo e si sposta il muscolo indietro, quindi si fa una recessione o indebolimento muscolare. C'è un calibro, si misura, chiaramente lo valutiamo prima o durante l'intervento dopo il duction test, che è quello che abbiamo visto prima, e si indebolisce il muscolo. Dopo averlo indebolito si riposiziona all'inserzione. Quindi si mettono dei punti sclerali e si riposiziona il muscolo dove noi vogliamo posizionarlo. Qui vedete il punto sclerale che viene passato a una certa distanza dall'inserzione muscolare e il muscolo viene automaticamente indebolito. Alla fine della procedura si può rivalutare il test dell'adduzione forzata e vedere se si è normalizzato oppure se ancora il bulbo è bloccato o limitato nel movimento. Nelle miopatie mitocondriali, a differenza di altre forme restrittive, se il test di riduzione forzata non è particolarmente alterato, si può anche pensare di fare degli interventi di resezione, quindi di rafforzamento del muscolo. Ripeto, sono interventi che non si fanno frequentemente, anche perché ci sono dei rischi, che sono un po' dei rischi anestesiologici, perché sono interventi di anestesia generale e i pazienti con miopatia mitocondriale hanno degli aumentati rischi anestesiologici, bisogna con l'anestesista fare tutta una serie di procedure dedicate per poter evitare il rischio di ipertermia maligna, ma anche perché ci sono delle possibili complicanze locali, sono muscoli, abbiamo detto, sottili e c'è la possibilità che il muscolo si rompa durante l'intervento, ci possono essere delle complicanze, quindi diciamo sono tutte cose che il paziente deve sapere prima dell'intervento. E questi sono i rischi legati all'anestesia, ma diciamo che adesso con i nuovi anestetici e con le nuove tecniche anestesiologiche anche queste sono cose assolutamente superabili. Per quello che riguarda l'aptosi invece viene operata molto più spesso dello strabismo, è uno dei problemi più debilitanti. E anche qui i problemi per quello che riguarda la chirurgia non sono pochi nelle miopatie mitocondriali e sono in gran parte legate al fatto che all'elevato rischio, diciamo, di esposizione corneale post-chirurgica. Quindi bisogna fare un po' un bilancio tra quello che è il rischio operatorio e quelle che è l'inabilità del paziente o la disabilità del paziente. Tant'è vero che spesso si usano dei meccanismi, diciamo, o dei presidi medico-chirurgici, medico
protesici non chirurgici, come possono essere gli occhiali con le grucce, che alcuni pazienti riescono a portare abbastanza bene, altri pazienti assolutamente rifiutano e non riescono assolutamente a portare, o anche l'uso di cerotti temporanei palpebrali per alcune ore al giorno. Dicevamo che l'aptosi è ad elevato rischio di complicanza postoperatoria. Questo però dipende un po' dal tipo di intervento, non è sempre così. Qui vedete per esempio una paziente con un'aptosi grave che, nonostante l'aptosi grave, presenta una ulcera corneale nei settori inferiori. È strano come i pazienti che abbiano un occhio quasi completamente coperto possono avere un rischio di esposizione dell'occhio, quindi di esposizione corneale. Però in effetti spesso è così, perché qui non abbiamo solo un deficit, dicevamo, di apertura, ma abbiamo anche un deficit di chiusura dell'occhio. E in più bisogna aggiungere il problema del deficit del fenomeno di Bell, cioè il fatto che l'occhio non va in alto durante la notte. Quindi sono tutti fattori che possono aumentare il rischio di un'esposizione corneale, anche se noi chirurgicamente solleviamo la palpebra solo di pochi millimetri. Come scegliamo l'approccio chirurgico e quali sono le tecniche chirurgiche che usiamo? Chiaramente dipende dalle cose che vi ho già detto: la gravità dell'aptosi, la presenza del fenomeno di Bell, la funzione dell'elevatore, e qui è ripetuto due volte, e il margin reflex distance. L'intervento che diciamo io faccio di più, ma in genere si fa di più, è sicuramente la resezione dell'elevatore per via anteriore, perché è il tipo di intervento, se vogliamo, più fisiologico e che ci espone meno a rischi postoperatori. Cioè si fa proprio un vero e proprio rinforzo dell'elevatore per via anteriore. L'altro sono due gli interventi. Uno è questo, il rinforzo dell'elevatore. L'altro intervento è la sospensione al muscolo frontale, che poi vi farò vedere tutti e due rapidamente. Diciamo che il secondo sicuramente è quello che può dare i risultati migliori in termini di apertura palpebrale, ma purtroppo è quello che dà i risultati peggiori in termini di complicanze postoperatorie. Questo è l'intervento di resezione o di rinforzo dell'elevatore palpebrale, che è un intervento che si può fare tranquillamente in anestesia locale e quindi anche molti dei rischi operatori sono ridotti. Si fa per via cutanea, per via anteriore, anzi il paziente deve essere sveglio perché in parte deve collaborare durante l'intervento. L'incisura è per via cutanea, si isola l'elevatore che abbiamo visto nella sezione anatomica e sotto l'orbicolare, si isola l'elevatore, questo è un elevatore, diciamo, in un paziente senza miopatia mitocondriale, quindi è un elevatore che si vede molto bene, la poneurosi dell'elevatore, si posiziona più avanti, si aggancia al tarso e tutto quello che viene in avanti si porta via. Qui ve lo faccio vedere proprio tecnicamente a livello di intervento. Non è un intervento particolarmente complesso. Nelle miopatie mitocondriali l'elevatore chiaramente è meno anatomicamente strutturato, qui si vede molto meglio, questo che vedete sono è il muscolo di Müller che è sotto l'elevatore, questo è il tarso che è la struttura palpebrale dove l'elevatore normalmente si aggancia per tirare sulla palpebra, questo muscolo si aggancia, è questo che tiene in mano la pinza dell'elevatore che viene staccato dal tarso, quindi si isola dal tarso e si posiziona più in avanti proprio per rinforzarlo, per rafforzarlo, quindi si fa un rinforzo dell'elevatore. Tutto in anestesia locale, il paziente deve collaborare perché a un certo punto gli verrà chiesto di aprire e chiudere l'occhio per vedere qual è la posizione palpebrale. Qui vedete tutta la poneurosi dell'elevatore che è biancastra e spesso nelle miopatie mitocondriali invece ha una degenerazione grassa, si riposiziona l'elevatore più in avanti e si chiede al paziente di aprire e chiudere l'occhio per vedere qual è la posizione palpebrale dopo che l'elevatore si è riposizionato. Questo è il momento, diciamo, che il paziente deve aprire e chiudere, vedete che apre e chiude l'occhio, è sveglio, dopodiché praticamente l'intervento è finito. Se la posizione è quella corretta, si porta via l'elevatore in eccesso e si sutura la palpebra. Quindi diciamo, anche da un punto di vista anestesiologico, è il tipo di intervento meno rischioso.
È chiaro che questo tipo di intervento in una miopatia mitocondriale con un elevatore che ha una funzione di pochissimi millimetri può dare diciamo solo un lieve miglioramento a quella che è l'ampiezza palpebrale. E qui vedete degli interventi del pre e post-operatori, chiaramente anche pochi millimetri possono liberare il forame pupillare, quindi il paziente può essere contento di questo e ci permette di non avere grossissimi rischi post-operatori. Lo stesso tipo di intervento può essere fatto anche per via posteriore, ma questo ve lo risparmio sinceramente. L'altro intervento che dicevamo sicuramente può avere dei vantaggi, nel senso che ci può dare delle migliori risposte per quello che riguarda l'ampiezza palpebrale, la sospensione al frontale, cioè noi proprio sospendiamo con del materiale che può essere autologo o non autologo la palpebra al muscolo frontale. Questo materiale viene passato al di sotto del muscolo orbicolare e si ancora al sopracciglio. Questo tipo di intervento avrebbe il vantaggio che si può fare anche quando, e dà buoni risultati, anche quando la funzione dell'elevatore è molto scarsa, quindi diciamo anche quando la paresi è importante o la funzione dell'elevatore è assente. Noi vedete possiamo usare sia la fascia lata del paziente stesso, ma usiamo spesso dei materiali alloplastici, questo soprattutto nelle miopatie mitocondriali, usiamo spesso il silicone, perché il silicone ha il vantaggio, prima di tutto, che è elastico e quindi si oppone di meno alla chiusura della palpebra, e poi l'altro grosso vantaggio è che almeno nei primi mesi può essere portato via con una certa facilità e quindi in caso di problemi post-operatori si può ritornare in sala operatoria e toglierlo, quindi si preferisce in genere usare questo nelle miopatie mitocondriali. E vedete come viene passato questo materiale, in questo caso per esempio una sutura di nylon, viene passato al di sotto dell'orbicolare, ci sono degli aghi particolari per passarlo al di sotto e viene suturato a livello frontale. E questo invece è il silicone, vedete che viene, si può passare con la tecnica di Crawford, viene passato dalla palpebra al sopracciglio e poi al muscolo frontale. Qui le due bandelette vengono suturate in maniera che la palpebra rimanga più aperta. Quindi dicevamo sicuramente ottimi risultati chirurgici. E qui è un altro caso per farvi vedere come il post-operatorio. Ottimi risultati chirurgici, purtroppo questi pazienti possono, nel caso delle miopatie mitocondriali, avere grossi problemi a contrarre il muscolo orbicolare e quindi a chiudere l'occhio, e in più c'è il fenomeno, come al solito, dell'assenza del fenomeno di Bell. E qui vi faccio vedere un caso grave di un paziente sottoposto con miopatia mitocondriale, sottoposto a sospensione al muscolo frontale con gravi complicanze corneali, ulcere corneali, e purtroppo ha dovuto fare qui anche un trapianto di cornea, perché spesso non è sempre facile, soprattutto a distanza di tempo, rimuovere il materiale di sospensione, e anche una sospensione non particolarmente eccessiva. Vedete, in realtà questo paziente ha una posizione palpebrale che non è particolarmente accentuata, qui a destra c'è una posizione di 2 mm al di sopra del forame pupillare, però purtroppo in assenza del fenomeno di Bell, in assenza di una chiusura con l'orbicolare, questo può comportare dei grossissimi problemi post-operatori. Qualche vantaggio in più per quello che riguarda la chirurgia lo stiamo avendo con la chirurgia in 3D, che ci permette di visualizzare meglio le strutture anatomiche durante l'intervento. E come messaggio finale, diciamo, le manifestazioni oculari spesso sono sintomi di esordio della malattia, l'evoluzione è lenta, dicevamo la diplopia per fortuna non è sempre presente, molto bisognerebbe studiare ancora su queste manifestazioni oculari e sulla diplopia in particolare, la chirurgia palpebrale deve essere prudente per forza, la chirurgia sui muscoli extraoculari spesso si può evitare, quando bisogna farla si può fare, ma bisogna, diciamo, mettere in guardia il paziente su molti aspetti. Vi ringrazio.